Ben ritrovati, gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Friuli, Venezia Giulia. 43 anni fa, erano 12 secondi dopo le 9 della sera quando quel terribile terremoto ha segnato la storia di Italia e di questa parte del nord-est, in particolare proprio del Friuli, Friuli devastato, cancellato da quella terribile scossa che ha distrutto il Friuli. Una scossa che ha però anche creato e ribadito il senso di appartenenza a un territorio, al Friuli stesso. Ha ribadito la forza di volontà e di tornare a vivere dei friulani e l'unione che i friulani hanno sempre mantenuto, creando tra l'altro un modello di ricostruzione dopo quel terremoto del 6 maggio 1976. Sentiamo il servizio d'apertura del telegiornale. Sono passati 43 anni da quando la sera del 6 maggio 1976 in Friuli la terra tremò e in pochi secondi tutto venne giù. Soltanto il mattino successivo si compresero le proporzioni di quella devastazione, con case crollate e morti. Si era risvegliato l'orcolat, in lingua friulana orco, sinonimo di terremoto, e subito cominciò la solidarietà con centinaia di giovani che raggiunsero i luoghi colpiti dal sisma e squadre coordinate da sindaci, vigili del fuoco e alpini della Iuglia. Il giorno dopo arrivò Giuseppe Zamberletti, nominato commissario straordinario dal presidente del Consiglio Aldo Moro. Sul campo rimasero quasi 1000 morti e un terzo della regione devastato, ma da quella devastazione nacque un modello di ricostruzione. Il 6 maggio, ha detto lo stesso presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si celebra ogni anno anche un popolo che da quelle macerie ha saputo risollevarsi con le proprie forze. Un insegnamento, ha detto lo stesso Fedriga, che dobbiamo conservare quale patrimonio dell'intera comunità regionale. Abbiamo parlato allora 6 maggio 1976, ore 21, pochi secondi, pochi decimi di secondo, quella terribile scossa, l'orcolatte, questo orco che devasta il Friuli, una scossa registrata da un utente che stava ascoltando una musica e poi da lì il frastuono, il rumore che per chi lo ha vissuto rimarrà indelebile nella mente e purtroppo, nonostante il buio, negli occhi di chi ha vissuto il terribile terremoto. Andiamo a ripercorrere quel momento, questo lungo servizio.
Lei era in casa quando c'è stato il terremoto? Ero in casa in quel salotto là, guardi. E sono andato sotto il tavolo, era un tavolo là tondo sotto. E dopo sono venuto fuori di qua. I miei e mia moglie è andata di sopra e sono venuto giù per la scala e dovevano essere qua sul portone tutti sotto, 6 persone. Ma non li ha più visti? Chi li ha visti più? E sotto la nonna. E chissà quanti che ci sono sotto. Mia cognata deve essere nello stabilimento, è rimasta schiacciata. Ce n'è tanti laggiù sotto. Tutti i ragazzi che erano a lavorare. A lavorare? Ma a quell'ora erano a lavorare? Certo, turnisti sono. Che stabilimento è? La manifattura di Gemona. Che cosa le è capitato? Cos'è successo? A un certo momento ero in casa di mio zio e ho sentito una grandissima vibrazione. Mi sono buttato fuori in strada, ma non ce l'ho fatta a scansare il cornicione. E mi sono sentito rifare addosso tutto. E ho sentito la gamba che mi ha ceduto, non ce la facevo trascinarmi. Un grande fumo, urla, grida, tutto buio, non si riusciva neanche a respirare. E poi mi ero trascinato un pochettino una volta fuori, ma sono stato ore fermo lì che buttavo sangue e mi sentivo venire sempre meno. È una cosa proprio indescrivibile. Cambiamo decisamente pagina, andiamo in provincia di Pordenone, a Zoppola, cacciatori mobilitati, il problema delle nutrie non si ferma e da lì i cacciatori hanno deciso di intervenire a fianco appunto delle guardie previste e quindi di combattere l'invasione delle nutrie. In che modo? In questo servizio andiamo a scoprirlo. Lotta senza quartiere alle nutrie che hanno invaso Zoppola. A dichiarare guerra ai roditori è Giorgio Cauduro, direttore della riserva di caccia locale. Siamo stati autorizzati a intervenire, spiega, dall'ispettorato della foreste di Pordenone nell'ambito del piano regionale per la loro eradicazione. Una squadra di cacciatori volontari uscirà tutti i giorni dall'alba al tramonto, indossando un giubbetto molto evidente per essere riconoscibili dalla comunità e dai loro interventi saranno sempre informati i carabinieri e polizia municipale. La nutria sta causando gravi danni alle colture come mais, orzo, soia, ma soprattutto crea problemi agli argini dei fiumi, scavando cunicoli che risultano pericolosi anche per l'uomo. Una delle cause della proliferazione di questi grandi topi pare sia da attribuire anche alla produzione di pellicce alternative a quelle del castoro. Secondo la stima del direttore della riserva di caccia di Zoppola, nel territorio ci sono circa 150 nutrie e sono numerose soprattutto nelle zone vicine ai corsi d'acqua. In provincia, tra i comuni dove ci sono numerosi esemplari, figurano Azzano e Pasiano, mentre nella zona pedemontana si contano sulle dita. Infine il direttore spiega come avviene il contrasto alla proliferazione di questi animali. Vicino alle case o alle strade si usano delle trappole, invece in aperta campagna vengono direttamente soppresse dai cacciatori con armi da sparo. E alla domanda su come vengano smaltite risponde che esiste una precisa autorizzazione dell'ente caccia a provvedere alla loro sepoltura. Per quanto riguarda le misure anticoncezionali, spiega che questo genere di trattamento viene utilizzato soltanto per contenere l'invasione dei colombi. A Trieste parliamo di 100 anni di successi per la Triestina Nuoto, un grande evento, una grande manifestazione per festeggiare questo compleanno. Quasi 100 anni, lo dirò adesso tra pochi secondi, a Napoli si dice devi campare 100 anni, beh è stato possibile per, con delle buone radici, con delle ottime tradizioni, con la voglia di insomma fare dei passi che siano possibili, perseguibili, ed è quello che insegniamo attraverso lo sport. Tutti possono raggiungere un obiettivo, dietro le quinte sono ragazzi di 10 anni, qua davanti ce ne sono alcuni che andranno a fare i giochi olimpici. Lo sport è per tutti. Io era dagli europei del 2005 che si erano fatti in questa piscina, che non entravo appunto qui, e è sempre una bella emozione, nel senso che è stata una delle prime medaglie importanti della mia carriera, e quindi tornare qui a distanza di così tanti anni è molto emozionante, è molto bello. Vedremo domani, ci sarà penso tantissima gente per un bellissimo show.
la città esprime a livello sportivo, l'ho detto solo in 24 ore, siamo la prima città in Italia per lo sport. Anche la Triestina Nuoto è una di queste realtà. Cent'anni della Triestina Nuoto, cent'anni della Triestina e tante altre società centenarie, bellissima Trieste. Certamente senza questo impianto non avremmo raggiunto gli obiettivi che abbiamo raggiunto. Pensiamo alla Noemi Bacchi che va alle Olimpiadi e sono molto orgoglioso di aver realizzato nel 2005 questo impianto che è sicuramente uno dei più bei impianti d'Europa. Questo è un impianto pazzesco, in giro per l'Italia non abbiamo molte piscine insomma di questo calibro, che hanno la piscina da 50, molto bella, con un pontone, con la vasca per i tuffi, insomma, che può permettere ai ragazzi di diciamo collegare l'utile e il dilettevole, l'agonista con chi vuole raggiungere un traguardo importante e ambizioso come le Olimpiadi. Però l'importante è trovare veramente lo stimolo, perché a volte gli possiamo dare anche in mano la piscina più bella del mondo, poi se manca la voglia, insomma, i successi non si possono raggiungere. I nostri servizi, i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media24, ci fermiamo con questa edizione, non prima di avervi ricordato che potete seguirci appunto non solo su Digitale Terrestre, anche sui nostri social. Grazie a voi tutti, buon proseguimento con i programmi della nostra rete.